Sì, anche quest'anno in collaborazione con l'Istituto Scolastico Provinciale abbiamo deciso di incontrare gli studenti per trasmettere un messaggio di legalità, un messaggio che sia chiaro verso il rispetto dei diritti e di lotta contro ogni forma di discriminazione, sotto ogni tipo di discriminazione. Faremo questo evento domani al Teatro Nestor, avremo con noi circa un migliaio di studenti al primo anno degli istituti superiori e saranno loro i protagonisti, perché ognuno degli istituti della città farà un'esibizione proprio per sensibilizzare tutti, giovani ma anche i meno giovani, sulla esigenza di combattere ogni forma di discriminazione. Sì, noi siamo impegnati a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, sia dal punto di vista della repressione, ma soprattutto dal punto di vista della prevenzione. La prevenzione è anche questo, è anche sensibilizzare tutti, sensibilizzare in questo caso i giovani, i ragazzi, che sono gli italiani del futuro. E quindi noi lo facciamo e lo facciamo in collaborazione con altri enti. Ora lo facciamo in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, lo facciamo in collaborazione con altri enti che anche nella giornata di domani collaboreranno con noi, dall'Aeronautica al Comune, alla Prefettura, sempre per quel principio per me fondamentale che si garantisce la sicurezza di tutti lavorando tutti insieme. È assolutamente fondamentale per il mondo della scuola parlare di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, perché oggi è esploso come fenomeno ed è presente in molte realtà anche locali, quindi nel mondo della scuola, e il messaggio, appunto, come si diceva prima, è quello di prevenire non solo questo fenomeno, ma far capire alle giovani generazioni che la tolleranza, i valori tipo la solidarietà, l'amicizia, sono valori che debbono prevalere rispetto alla violenza, alla discriminazione e a tutte le forme di violenza in sostanza.